Erano mesi che aspettavo quel momento. Avevo deciso di andare a studiare fuori e in casa sembravo l'unica a essere pronta a farlo. L'indipendenza, vivere da sola. Ma non pensavo che il cambiamento sarebbe stato così difficile. Pensavo a tutte quelle volte che papà mi aveva accompagnato a scuola con la sua macchina. E ora questo viaggio. Non me li scorderò mai tutti i silenzi che hanno riempito quei chilometri. E nemmeno la gelosia e la rabbia per aver scelto di andare via. Come se quello che i miei avevano costruito per me non mi bastasse più. Però io, mio padre, stavo imparando a conoscerlo durante quel viaggio. E stavo capendo che tutta quella gelosia, quella rabbia, erano solo il suo modo di dirmi: ti voglio bene.